Because tenasu leater. Comunque, provate a cercare, a scoprire cosa significa che il vero Kli ha un'aspirazione, c'è un riempimento e non si sente nell'esilio, nell'occultamento, ma si sente nella liberazione oppure nella rivelazione, nella scoperta. Là c'è un occultamento su qualcosa, schermo, luce riflessa, rifiuto, aspirazione, anelito, ed insieme a questo rivelazione. Cos'è questo occultamento, questa rivelazione? Quale forma di rivelare lui c'ha? Prego. Focus group. Questo deve essere rivelazione, non in kelim di ricezione, perché i kelim di ricezione devono rimanere. Rav. Va bene, vedo io la soluzione, può darsi. Cosa significa che il creatore vuole dare piacere alle sue creature? Lui vuole compiacere le creature che loro si sentano così come lui stesso si sente. Questo si chiama adesione. Cosa lui sente? Lui sente bene, delizia nel dare. Questo è il desiderio di dare. Come noi arriviamo al fatto di godere dal desiderio di dare che ce l'avremo in noi. Sì? Quindi, se noi svilupperemo questi kelim, così come il creatore stesso, desiderio di dare, e potremo godere da quel desiderio, allora significa che sì, noi godremo così come il creatore. E allora, in questo desiderio di dare, nostro, che ormai sarà nostro, che stiamo godendo i nostri kelim, così come il creatore, allora in quel momento noi sentiremo adesione con lui. Provate e sentirete quanto questo è al di sopra dei kelim attuali e della percezione attuale. Così come dice lui, prima si autoingannavano quando pensavano che la ricezione è lo scopo della creazione. No, invece no, d'azione, aspirazione verso d'azione, questo è il vero scopo. Come noi ci compianciamo delle stesse azioni, come dice il creatore, dove non si riceve niente, dove lui dà, delle stesse azioni di d'azione come lui, come noi ci costruiamo quando non riceviamo niente per noi stessi e diamo e godiamo dal dare, perché in questa maniera dal creatore riceviamo un altro piacere, piacere dall'adesione. Prego.